buonasera, vi do il benvenuto per questa serata a nome di Colori Quadri, che è l'associazione che ha organizzato questa serata di proiezione di questo documentario prodotto dalla Dinamo Movie, che riguarda la tragedia dello Statuto. L'interesse per questo vostro lavoro? Beh, allora c'è da dire intanto che il tutto nasce dalla canzone che avete sentito adesso sui titoli di coda. Arturo Marongiu è un nostro amico che all'epoca, nell'83, aveva scritto questa canzone proprio sulla tragedia del cinema Statuto. Ci aveva chiesto, dopo aver visto i corti che noi avevamo fatto, di fare un video su questo testo, su questa canzone. Noi abbiamo cominciato a fare delle ricerche, nel momento in cui abbiamo notato che non c'era assolutamente nulla di concreto riguardante la tragedia, abbiamo deciso di non perdere questa occasione e quindi di non fermarci solamente nel fare un video, ma di sfruttare l'occasione e fare un vero e proprio documentario. Abbiamo deciso di provare a entrare in una stanza chiusa da 30 anni. In effetti abbiamo dovuto sondare il terreno, perché Torino aveva non solo dimenticato questo evento, ma aveva direi rimosso. Io sono neanche di Torino, quindi ho vissuto questa cosa un po' come una scoperta, volta per volta. Avevo sentito solo appunto parlare di questa tragedia magari da un telegiornale piuttosto che, credo che abbia dato secondo me il giusto supporto al lavoro per avere comunque un punto di vista un pochettino più oggettivo e meno invece coinvolto nell'evento, per dare così un taglio anche più giornalistico alla fine, che era il nostro intento. Abbiamo un lavoro diverso da fare, noi dobbiamo lavorare sulle parole e su quello che oltre alle interviste che abbiamo anche noi, ovviamente da inserire nel libro, però su quello che è la cronaca dell'epoca, dei fatti, delle vicende processuali e quant'altro. Questa sera vogliamo leggere alcuni stralci di un articolo che ci ha colpito in maniera particolare fra tutti quelli che abbiamo finora visionato, questo lavoro di ricerca, che è di Renato Rizzo, era in prima pagina sulla stampa nazionale del 15 febbraio 1983. La città si ripiega su se stessa in una delle ore più tragiche della sua storia recente, muta davanti all'immensa ferita che in una sera di carnevale le è stata inferta. Sconvolta dalle troppe domande che 64 corpi inerti ed anneriti urlano con la loro morte. Torino nel suo cuore angoscia e disperata voglia di sapere. Notte di neve e di lacrime, di cuore stretto dalla pietà, di piccole speranze subito frustrate. Notte di acre fumo stagnante e di vigili del fuoco con occhi rossi e visi contratti. Notte di sirene, di lampi e di gente assiepata a guardare, commentare, piangere. Abbiamo letto questo pezzo perché è un pezzo di cronaca, non è un pezzo di un libro, è un articolo scritto normalmente in un giorno qualsiasi.
e volevamo far solo rilevare la differenza fra quella che è la scrittura di cronaca dell'epoca, dove con pochi tratti i cronisti riuscivano a rendere anche a livello di immagini la situazione e quello che era successo, senza per questo cadere nel macabro, nel volgare, nella ricerca del particolare fastidioso. E volevamo appunto mettere in evidenza, e nonostante le immagini fossero altrettanto forti, la parola aveva la sua importanza, le immagini non avevano la preponderanza su quello che era l'articolo. Mentre attualmente, di qualsiasi disgrazia capiti, di qualsiasi vicenda si tratti, riusciamo sempre a collegarla a un'immagine, non al pezzo che abbiamo letto, non a un articolo che ci ha fatto riflettere. All'epoca ero uno dei tre giudici che fece il processo di primo grado. Io dovevo essere allo statuto. Per una serie di, anche per me è falsa la stessa casualità, per una serie di casi non ci sono stato, non sono andato quel pomeriggio al cinema. E allora il primo ricordo che io posso dire si sintetizza in due parole: il destino e la fatica. Il destino, perché è curioso questo fatto che uno che ha scansato una tragedia di questo tipo poi se ne deve occupare. Io un po' credo al destino, ve lo dico così, insomma, non si tratta di essere Torino esoterica o altre magie o altri misteri, però ci sono delle strane casualità della vita. La fatica perché? Perché indubbiamente quello fu un processo faticosissimo, faticoso da capire che cosa era accaduto e quindi ricostruire i fatti, stabilire le responsabilità. Il mestiere del giudice di dare a ciascuno il suo, ecco, in quel momento era particolarmente pesante, particolarmente difficile. Ancora più difficile perché obiettivamente misuri in vicende di questo tipo che lo strumento del processo penale, la giustizia umana, ecco, usiamo questa espressione, è uno strumento imperfetto, limitato, perché c'è una enormità di situazioni rispetto alle quali l'intervento giudiziario è una risposta essenziale, importante, importantissima, ma che non risarcirà mai del tutto, che sarà sempre limitata verosimilmente nell'imperfetto, nella ricostruzione dei fatti e delle responsabilità, insomma ha dei limiti. La nostra sentenza in primo grado non accontentò tutti. No, all'epoca avevo 11 anni, la mia memoria è ferma all'immagine, triste immagine della locandina in vita, che credo sia la memoria di tanti. Nel corso degli anni purtroppo ho sentito parlare di questa tragedia solo, purtroppo dico in termini esoterici, cioè l'esoterismo è quello che ha tenuto in vita, tra virgolette, questa triste vicenda. Ho avvertito la necessità di fare memoria scrivendo appunto un libro. Il ricordo personale è legato comunque al tavolo in vicina, quindi ho una memoria abbastanza vivida della vicenda. Negli anni si è sempre andato dissipando nella memoria collettiva. È stranissimo, perché parli con la gente e ti dice: oh, ah sì, vero, di cosa si tratta? E poi tutti ti dicono: ah, ma sai, io avevo un'amica che veniva a scuola con me, che ha avuto una cugina, e poi dovevo andare allo statuto. Sono moltissimi quelli che dicono che dovevano, come ha detto il giudice, che dovevano andare allo statuto. Quindi in realtà sembra che ci sia una patina su questo evento. Io penso che lo stato di shock sia stato veramente forte, che Torino non si aspettasse una tragedia di questo tipo, perlomeno non in un luogo deputato al divertimento come era il cinema. Se ti diciamo cinema statuto, cosa ti viene in mente? Una tragedia come minimo. Non me la ricordo, sinceramente no, non ho partecipato, non so. Forse lui? Forse ti finisco.
forse l'incendio c'era seduto, però non so la data, non me la ricordo, 80 più o meno. Ancora vicino a casa mia, perciò vicino a casa mia, sì, quindi non ricordo per quello. Ma sì, cinema statuto, vabbè, io ero ragazzino, avevo 13 anni, però non ricordo bene, insomma, non ricordo bene anche perché è entrato in tutte le famiglie. Qualcuno aveva un amico, un conoscente a Torino che aveva a che fare con quella tragedia. Beh, io essendo molto più giovane non ho vissuto il lato, diciamo, della tragedia, quindi per me evoca un cinema di altri tempi, cinema di legno, insomma, una cinematografia di un certo tipo, quindi più il lato della storia del cinema. No, mi spiace soprattutto perché non viene mai menzionato e ricordato questo.